Sindaco Paolucci oggi ripresenta la lista per la candidatura a sindaco del 2019, si riparte dal gruppo del 2014? Sì, si parte dalla maggior parte del gruppo originario del 2014 con dei nuovi inserimenti che sono dati da giovani che ci danno un po' di nuove energie, nuovo entusiasmo e donne in particolare. E tanti progetti da portare avanti, tanti lavori fatti, ci vuole dire qualcosa di quello fatto e di quello da fare ancora per te? Allora, il lavoro fatto è stato tantissimo, l'impegno e la determinazione hanno fatto sì che potessimo raggiungere i risultati che c'eravamo, gli obiettivi che ci eravamo posti nel programma di mandato. Sono 6 milioni circa gli investimenti fatti in 5 anni, che è un numero questo notevole per un comune come il nostro, che comunque conta poco meno di 8.000 abitanti ad oggi. Se consideriamo e facciamo confronti con città o altri comuni, soprattutto come i nostri, è un numero che quasi non si può raggiungere. E abbiamo realizzato soprattutto le cose più importanti, come le due palestre comunali, una a Tavuglia e una a Padiglione. Abbiamo cercato di dare soluzione a tanti interventi sul territorio che erano necessari e la gente se li aspettava da molto tempo. Oggi da fare c'è ancora chiaramente tantissimo e l'obiettivo principale è quello di realizzare una scuola elementare a Tavuglia, per la quale abbiamo già fatto la progettazione e stiamo cercando di ottenere il finanziamento. L'illuminazione sulla pista ciclabile di Padiglione, anche questo è un lavoro importantissimo, oltre a tanti altri progetti che sono già in corso e che ci vorrebbe molto tempo per esprimere e spiegare. Sì. Ultimissima cosa, particolare attenzione per i giovani. Sì, questo è forse l'obiettivo ed è il motivo più importante per il quale mi sento di ricandidarmi. Negli ultimi mesi abbiamo creato un gruppo di giovani di tutto il territorio comunale che hanno voglia di esprimere le loro potenzialità. E quindi parallelamente all'amministrazione comunale vorrei che questo gruppo di ragazzi autonomamente proponesse idee, suggerimenti e discutesse di tutti gli argomenti che si discuteranno anche all'interno dell'amministrazione. Sono convinta, siccome ho due figli adolescenti, sono convinta che dare voce ai ragazzi porti molti vantaggi, soprattutto nella formazione di una comunità.